È vero che ognuno dovrebbe correre a modo suo? In questo video risponderò a questa domanda e ciò che ti dirò ti assicuro cambierà la tua corsa per sempre. E rimani fino alla fine perché ci sarà un effetto wow. Wow! Ti mostrerò chi è passato dal correre a modo suo a correre nel modo corretto, ottenendo risultati incredibili. Ah, dimenticavo, la stessa cosa la puoi fare anche tu. Capiamo innanzitutto che cos'è la corsa. Uno sport. Una disciplina. Niente di tutto questo. Correre è una forma di locomozione. Serve per spostarsi, per raggiungere obiettivi, per procurarsi il cibo, perché di base l'uomo è un animale e come tutti gli animali di questo mondo ha delle forme di locomozione. Dalla formica all'elefante, dai rettili ai volatili, tutti in natura devono spostarsi per sopravvivere. E l'uomo? Beh, l'uomo non fa eccezione. Infatti, se prima di tutto la corsa è una forma di locomozione, in secondo luogo è una forma di sopravvivenza. Perché se l'aquila non vola, morirà. Se il pesce non nuota, morirà. E se l'animale uomo non corre, avrà grossi problemi. So già cosa stai pensando. Sono passati i tempi in cui l'uomo doveva procurarsi il cibo nell'ambiente naturale. Oggi ci sono i negozi, ci sono le automobili. Vero. Ma questo è un problema. Perché è vero che la società è cambiata e non abbiamo più la necessità di correre. Ma è altrettanto vero che i nostri corpi non sono cambiati. La nostra biologia è rimasta la stessa. Siamo nati per correre e se in natura un animale non fa ciò per cui è nato, è destinato a perire. Se ad un cavallo iniziate a portare il mangiare nella sua stalla senza farlo trottare e muovere per anni, si ammalerà, si atrofizzerà, starà male. È chiaro quindi che l'uomo non sfugge alle leggi di madre natura. E se un cavallo, ad esempio, trotta e galoppa, l'animale uomo deve camminare e correre. Ora, puoi prendere un cavallo di qualsiasi parte del mondo, di qualsiasi razza, di qualsiasi dimensione, di qualsiasi peso, e ti accorgerai che la sua tecnica di passo, trotto e galoppo non cambia. Puoi prendere un elefante africano, un elefante asiatico, e ti accorgerai che si muoveranno allo stesso modo. Se vedi una mandria di gazzelle, si muoveranno allo stesso modo. Se prendi un branco di lupi, correranno allo stesso modo. Anche in questo caso l'uomo non fa eccezione. Nessuno in natura si muove a modo suo, perché questo significherebbe andare contro natura. E occhio, che spesso andare contro natura è pericoloso. E ricordati che alla fine del video ti farò vedere alcuni casi su migliaia che hanno trasformato la loro tecnica di corsa grazie al metodo correre naturale. Una trasformazione che oggi li rende liberi di correre e in grado di godere dei veri benefici della corsa. Già sento qualcuno che pensa, ma una gazzella o un cavallo? Nessuno insegna a galoppare, nessuno insegna a un uccello a volare, perché gli uomini dovrebbero imparare a correre? Caspita, questa sì che è una bella domanda. Che è una risposta ovvia però. L'animale uomo non vive più come dovrebbe vivere in natura. L'uomo si è trasformato in un animale da zoo, stando ore seduto davanti a un computer, passando pochissimo tempo al giorno all'aria aperta e vivendo in ambienti artificiali ed innaturali fin dai primi anni di vita. Qualsiasi animale tolto dal suo ambiente naturale per anni non sarà più in grado di muoversi come dovrebbe. Un uccello perderebbe le sue abilità di volo se chiuso in una gabbia troppo piccola, così come una scimmia non sarebbe più in grado di arrampicarsi correttamente se messa seduta tutto il giorno per anni. Per questo occorre poi una rieducazione al movimento, alla corsa e alla camminata, per quanto riguarda l'essere umano. Molte sono le cose che cambiano da uomo a uomo, da donna a donna. L'altezza, il colore degli occhi e dei capelli, ma non l'anatomia e la fisiologia. Per questo la tecnica di corsa è uguale per tutti. Dopo anni di vita da zoo il nostro corpo si indebolisce, si irrigidisce. Quando proviamo a correre, beh, è un bel casino. Non riusciamo a mantenere la corretta postura, il giusto relax, la cadenza ottimale, i nostri piedi non sanno dove e come appoggiare a terra. Per questo occorre un metodo efficace che ci permetta di correre ai ripari e correre come dei veri esseri umani, andando a lavorare sulla nostra forza funzionale, sulla mobilità articolare, sui nostri piedi e su esercizi di tecnica specifici. E purtroppo non sto parlando solo di chi inizia a correre, ma di tutte quelle persone che corrono da anni, che magari fanno gare e puntano ad un determinato passo al chilometro, che però corrono a modo loro. Arrivando matematicamente ad avere determinate conseguenze. Mancati miglioramenti, infortuni, frustrazioni. Tutte cose lontanissime da coloro che hanno smesso di credere alla favoletta del corro a modo mio e con umiltà si sono messi in gioco per imparare.
Ed ecco, come promesso, alcune tra le migliaia di persone che hanno migliorato la loro corsa grazie al metodo correre naturale. Prima correvano a modo loro, guardate, con overstriding di ginocchio, busto sbilanciato in avanti, testa proiettata in avanti, scarso utilizzo delle braccia tra i diversi errori, e ora finalmente possono godere di una ottima tecnica di corsa e sfruttare al meglio tutti i benefici della corsa, senza più infortunarsi, godendosi le loro corse e raggiungendo le loro migliori performance. Pazzesco, vero? Potrei continuare in eterno a mostrarvi tutte le persone che hanno cambiato la loro corsa e la loro vita grazie al metodo correre naturale, ma ci tengo a sapere se prima di questo video eri anche tu uno di quelli che credeva nella corsa a modo mio. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, buone corse e mi raccomando, goditele.